Thank you.
Certo, sarebbe finito, no. Però naturalmente vogliamo augurarvi una buona estate a tutti con un omaggio a due grandi compositori della musica, diciamo così, tra virgolette leggera. In realtà per mio conto non esiste musica leggera, musica colta, musica pop, musica rock. Per me esiste la bella musica e la brutta musica. Bravo. Brutta musica ce n'è tanto e di bella, come avete visto, ce n'è tantissima. Bravi. Quindi non amo fare distinzioni. Applauso, applauso. Grazie. E avete visto questo progetto? È un progetto importante. Un progetto importante perché questi ragazzi hanno una vitalità, un entusiasmo, una vita davanti che però mi dimostrano questa gioia, questa voglia di vivere, questa voglia di vivere la loro musica ogni giorno sempre di più. E però questi progetti, ho avuto modo di dirlo, lo dirò ad ogni concerto, anche se mi ripeto, molti già sentono quello che dico, però questi progetti vanno sostenuti. Ho detto ieri a un altro concerto che abbiamo fatto a Torlo, noi siamo un paese in cui siamo capaci di pagare un singolo uomo 30 milioni di euro al mese. Bravo, bravo, bravo. E non siamo capaci, un paese, l'Italia, il paese della musica, il paese del bel canto, il paese delle tradizioni, il paese della bellezza, non riesce a trovare i fondi per sostenere non solo questo progetto, tutti i progetti giovanili con le orchestre, con i ragazzi che fanno musica. È mai possibile questo? Bravo! Non ci posso credere. Forte l'applauso. Ci sono dei ragazzi qui dentro, dai 15 anni abbiamo fatto un progetto, lo ha detto prima la signora, dai 10 anni, 9 anni, avevo un bambino di 8 anni fino a 15 anni e questi ragazzi non arrivano a 25-26 anni, quindi è una cosa importante per loro. L'Italia è cultura, bravo. L'Italia è soprattutto tutto cultura, bravo. Bellezza, bei posti, arte, buon cibo. Tutto il resto. La meccanica, il calcio, tutte le altre cose ci devono essere, per l'amore di Dio, ma ricordiamoci che il nostro è un paese della bellezza e della cultura, dei nostri grandi padri. Bravo, bravo! E quindi, detto ciò, mi sono sfogato anche questa sera. Bravo! Volevo augurare a tutti voi con un bis importante dedicato a Louis Armstrong, un personaggio molto importante che ha dato tanto al jazz ed è un brano che vi farà saltare sulle sedie, ma non è finita qui, perché se volete, se avete pazienza, abbiamo altro ancora da farvi ascoltare del grande cinema italiano che voi già avete immaginato qui. E quindi noi vorremmo augurare a voi una bellissima estate e grazie di essere venuti.
Abbiamo appena ascoltato questa bellissima suite sinfonica in cui sono state riproposte molte delle musiche più belle del compositore Louis Daniel Armstrong. What a Wonderful World, When the Saints Go Marching In, St. Louis Blues e Lo Dolly. Louis Daniel Armstrong, noto anche con il soprannome di Satchmo, è stato un trombettista e cantante statunitense. Armstrong è stato uno tra i più famosi musicisti jazz del XX secolo, raggiungendo la fama inizialmente come trombettista, ma fu anche uno dei più importanti cantanti jazz, soprattutto verso la fine della carriera. Viene considerato una delle più grandi e influenti personalità in campo musicale e le sue innovazioni interpretative hanno permesso alla musica jazz di evolversi ed espandersi, aiutandola a diventare un genere celebre in tutto il mondo. Ha detto appena poco fa il maestro che l'orchestra ha riservato un bis speciale. E quindi, per terminare la performance dell'Orchestra Sinfonica Giovanile Europea dell'Accademia Musicale di Tollo, l'Orchestra Giovanile Europea e il maestro Andrea Di Mele renderanno un doveroso omaggio al recente premio Oscar meritato di Ennio Morricone, del maestro Ennio Morricone, quale compositore di musiche da film più importante della nostra epoca. Una suite sinfonica con alcune delle colonne sonore più belle scritte per il cinema sono del nostro premio Oscar Orgoglio Nazionale, maestro Ennio Morricone, un compositore che ormai da anni è presente con autorità sui leggii di grandi orchestre blasonate di tutto il mondo, molto apprezzato dai musicisti, delle orchestre e dai compositori. Ebbene, questo di questa sera che ascolterete è un bis speciale, speciale perché è un arrangiamento scritto appositamente per questa edizione 2018 dell'Orchestra Giovanile Europea e dedicata proprio al maestro Andrea Di Mele, scritta dal compositore pescarese Andrea Manzoli. Una particolarità inoltre è che il tema iniziale è di una colonna sonora di un film a molti sconosciuto dal titolo Metello. Seguiranno i temi, li riconoscerete, di Giù la testa, Playing in Love del film Il pianista e Il nuovo cinema Paradiso. Signore e signori, l'Orchestra Giovanile Europea, diretta dal maestro Andrea Di Mele. Thank you.
eccoci qua. Noi abbiamo terminato, vi auguriamo ancora una bellissima estate, ma noi, mi dispiace, ma dobbiamo chiudere con la nostra sigla. Noi lo facciamo per noi soprattutto, poi con grandissimo e enorme piacere anche con voi, ma non credo che vi dispiacerà così tanto. Noi abbiamo una sigla nostra, di questi ragazzi, che è un'altra suite dedicata al grandissimo Ennio Morricone, però questa volta ci divertiamo un pochino di più, ma ci divertiamo prima noi e sicuramente anche voi. Buona estate a tutti.
fortissimo, guarda. Va. Bravo. Guarda quanto è bello sto piano, guarda.